Suzong torna al festival a Gela sui sentieri degli dèi e lo fa con la sua consueta bravura e trasformando la serata che l'ha vista protagonista con il suo pianoforte in un tributo all'amore che diventa solidarietà concreta per una nobile causa, il bene dei più piccoli. Io credo nell'amore e musica porta amore alla gente, che loro ricorda che loro è amato. Quando la gente sanno che loro è amato, diventa più bravi, più buono. Io amo Acerola perché c'è tanti amore qui. Io penso amore è la cosa più importante nel mondo e non devi dimenticarli. Con le sue acrobazie musicali, la pianista statunitense di origini coreane ha sorpreso il pubblico in una serata di musica e poesia, One Love, concepita esclusivamente per il festival e che ha visto la partecipazione straordinaria del celebre attore Sergio Assisi. Conosco la zona, la conosco molto bene, conosco tutta la costiera, è incredibile. Su parlava di amore come tema della serata. Come io posso, il mio cervello mi, come dire, mi, mi si, è condizionato dall'amore per il cibo. E quindi se penso ad Agerola, mi viene in mente, per esempio, il fior di latte di Agerola, che è una delle cose che preferisco proprio nella vita. Dice, è riduttivo questo? No, anche il fior di latte per me è un atto d'amore. Guarda, sono contentissimo di aver conosciuto Song, una grande artista, poi una pianista, che è il mio, voglio dire, il piano è il mio strumento preferito. Quindi l'unione della musica e della poesia, delle parole, sono ancora un'altra manifestazione d'amore. Quindi, come dice Su, non bisogna dimenticare di amare. Per amare, ci sono molti modi. Cioè si può amare in tanti modi, appunto, con preparare del buon cibo, con la poesia, con la musica, con l'arte, con la creazione, con la beneficenza. L'amore ha mille forme. E noi stasera proviamo a farne una piccola parte. La pianista, che vanta studi a Parigi e Budapest, agli impegni da musicista ha sempre affiancato quelli in favore di organizzazioni non profit. Attraverso la Fondazione Amoris, di cui è cofondatrice e presidente, sostiene infatti gli studi e la musica di giovani allievi provenienti da famiglie disagiate. Anche il concerto di Agerola, tenutosi nella splendida location del Belvedere Corona, è stata dunque un'occasione dalla duplice valenza. Da una parte, un appuntamento gratuito che ha permesso a tutte le persone di poter fruire di un vero e proprio evento musicale, dall'altra, una occasione per partecipare collettivamente a un'iniziativa benefica promossa dall'ospedale Santo Bono, con una raccolta fondi a sostegno del progetto Upgrade Microscopio Operatorio, destinato alla sala operatoria di chirurgia plastica e delle ustioni del nosocomio partenopeo. Agerola ospita una bellissima iniziativa di solidarietà che è stata promossa dalla pianista internazionale Su Song, che vogliamo ringraziare, che attraverso il suo spettacolo che si chiama In One Love sta raccogliendo fondi per il nostro progetto Upgrade del microscopio operatorio. Un progetto particolarmente importante perché viene utilizzato in camera operatoria di chirurgia plastica ricostruttiva, ma anche delle e servirà per aiutarci soprattutto a scambiare informazioni con i tanti partner internazionali come l'ospedale di Children Hospital di Londra o come il Kinder Hospital di Zurigo, proprio per i casi sia di malformazioni come la labiopalatoschisi dei bambini, sia per quanto riguarda le ustioni. È proprio di questi giorni, infatti, che c'è particolarmente necessità in ospedale, perché come spiegavo anche a chi ci ospita, c'è cioè quel bambino che è arrivato dal Libano con l'esplosione di quella centrale petrolifera, che stiamo operando proprio a Santo Bono. Quindi oggi più che mai ci si rende conto di quanto queste connessioni internazionali siano importanti. Ed è bellissimo che grazie a questo evento, che ha coinvolto anche il noto attore Sergio Azzisi, che ha collaborato con noi proprio per testimoniare questa importante raccolta fondi attraverso l'evento, e anche e soprattutto voglio ringraziare non soltanto Agerola, il sindaco Tommaso Naclerio,
ma anche un altro importante artista che è Luigi Masecchia, che oggi ci ha donato un'opera d'arte che poi avrà un proseguio per la raccolta fondi del Santo Bono che doneremo a Susong. Quindi grazie a tutte queste personalità, a Sergio Assisi, a Susong e a, anche diciamo al sindaco di Agerola e ad Agerola per tutto questo importante momento di raccolta fondi per il Santo Bono. Vi ricordo che il progetto Upgrade del microscopio operatorio lo trovate sulla nostra pagina www.santobono.it e potete donare direttamente sulla pagina, quindi chi vuole partecipare a questa raccolta fondi, che tra l'altro è una raccolta fondi internazionale promossa proprio da Susong, può andare sul nostro sito internet santobono.it. Siamo alle battute finali dell'11ª edizione del Festival Agerola sui sentieri degli dei. Continuiamo a regalare momenti di altissima qualità artistica come quella che abbiamo vissuto stasera grazie alla straordinaria performance di Susong, talentuosa, elegante pianista sudcoreana e l'istrionico Sergio Assisi. È stato un momento sublime, magico, avvolgente, che ha coinvolto ed entusiasmato il pubblico come tutte le sere accorre numeroso sui nostri belvedere allestiti a palcoscenici sospesi sul mare della costiera amalfitana. Il festival è ormai noto, vuole essere l'occasione non solo per regalare buona musica, non solo per condividere con il nostro pubblico l'arte, la cultura, la natura e il paesaggio dei nostri luoghi, ma vuole essere anche uno strumento, un veicolo per diramare messaggi di pace, di speranza e di solidarietà. Lo abbiamo fatto durante queste sere estive a Gerolesi, non spegnendo i riflettori sull'immane tragedia che ancora sta coinvolgendo il popolo ucraino. Abbiamo continuato a trasmettere messaggi di solidarietà e di sensibilizzazione grazie alla partecipazione del nostro charity partner, l'associazione HHT Onlus. Lo facciamo anche questa sera registrando un nuovo compagno di viaggio che è la Fondazione Santo Bono, che è protagonista del momento magico che abbiamo vissuto questa sera, una fondazione che attraverso il festival ha voluto metterci al corrente delle finalità che loro perseguono a sostegno e a supporto dei bambini che hanno bisogno di un maggior aiuto, e lo abbiamo fatto attraverso la sensibilità di due straordinari artisti che sono Susong e Sergio Assisi. Il claim del festival è quello di provare a trasmettere messaggi, è quello di provare a dare emozioni, provare a creare momenti eccezionali a livello culturale, trasmettendo anche un messaggio di speranza in un momento complicato e difficile per la storia dell'umanità. Lo avevamo fatto già individuando nei colori della bandiera ucraina, quelli che erano i colori dominanti del festival di quest'anno, lo abbiamo continuato a fare supportando iniziative di charity partner, dei nostri charity partner come HHT Onlus, che ringraziamo per il supporto. Lo abbiamo fatto stasera pensando anche ai nostri piccoli amici che hanno problemi, difficoltà e che hanno bisogno di cure dall'ospedale Santo Bono. Lo abbiamo fatto innescando un meccanismo di raccolta fondi. Dobbiamo ringraziare Su per la sua eccezionale disponibilità, per il suo il suo estro artistico, ma anche per la sua voglia di trasmettere messaggi positivi. Agerola è casa sua, è la casa di chi riesce a dare messaggi di speranza, e su stasera lo ha fatto.